Buonasera, per la puntata numero 71 di EgyTalks è tornato a trovarci un collega che stimiamo, il cui occhio attento sul tema degli errori giudiziari ha dato vita a un libro appena uscito, il libro nero delle ingiuste detenzioni, edito da Baldini più Castoldi. Bene, partiremo proprio da questo suo ultimo lavoro per poi allargarci ad altri temi di più stretta attualità collegati alla giustizia. E allora, benvenuto, anzi ben ritrovato, a Stefano Zurlo, cronista giudiziario del Giornale. Grazie Stefano per essere venuto qui Buonasera, oggi. buonasera a tutti, buonasera a voi, grazie. Ben ritrovato Stefano. Senti, cominciamo appunto subito sul tuo libro, parlare del tuo libro, dove racconti nove storie di innocenti finiti agli arresti. E alcuni di questi sono anche nostri amici e sostenitori da tempo. Infatti salutiamo Angelo Massaro, Diego Olivieri, Piero Melis e Giuseppe Gulotta. Ti volevamo chiedere come hai scelto queste storie tra le tantissime che ce ne sono di errori giudiziari di ingiusta detenzione che sappiamo. Allora, intanto vi ringrazio ancora e non in modo formale perché voi siete una colonna della civiltà giudiziaria italiana, lo dico senza alcuna retorica perché è la verità da tanti anni. Forse non siete vecchi come sono vecchio io, ma insomma siete qua da tanti anni a raccontare, a scoprire, a scavare. Allora, questo è curiosamente è un settore dove purtroppo c'è molta abbondanza di materiale perché dovrebbero essere casi eccezionali. Siano essi, diciamo, di errore vero e proprio, sia di un'ingiusta detenzione protratta nel tempo, perché poi è chiaro che se uno è stato arrestato per una, come dire, può succedere, non dovrebbe, ma insomma, un giorno, 7 ore, 12. Ma quando vediamo che abbiamo tutta la casistica con un catalogo alto così, con errori, ingiuste detenzioni che variano 3 mesi, 1 anno, 2 anni, 20 anni, 10 anni, hai un po' l'imbarazzo, devo dire, della scelta. Ma ho cercato, come sai, ma è un po' istinto, un po' ho sfogliato il vostro prezioso catalogo di errori giudiziari, di cui mi sento figlio e padre, perché io mi ero già occupato ai tempi di Barilla, in anni lontanissimi, ai tempi di Mani Pulite, di errori giudiziari, mi era rimasto qui nella testa. Un po' parlando, un po' scoprendo qualche caso, un po' cercando di mixare con un'unica. Cioè, mixare storie che avevo saputo, che mi erano arrivate all'orecchio, che mi ha suggerito qualcuno in cui mi ero imbattuto, per esempio, da pochissimo, come Ionella Ligresti, che apre il libro, che è un caso che posso dire che ho scoperto io, ci sono inciampato, anche perché poi lei, il giorno che è stata assolta, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che qua la storia è finita così, è vero che mi chiamo Ligresti, però è anche vero che alla fine mi hanno messo in galera 3 mesi, 4 mesi e poi 8 mesi domiciliari e mio padre Salvatore, il mitico Salvatore Ligresti, è morto tra una condanna e una sicurissima, chiamiamola, riabilitazione che sarebbe andata, ma che purtroppo non è arrivata perché è morto in mezzo, perché poi tanta gente finisce così. Un po' quindi, diciamo, storie che mi sono arrivate, storie che ho recuperato, se ne potevano scrivere anche molte di più. Però ecco, ho cercato di mixare un po', come dire, nord-sud, non dico ricco povero, ma o disgraziato e colletto bianco, ma insomma c'è tutto, non ci manchiamo niente. L'unica categoria che ho tenuto fuori, un po' per scelta, un po' perché non ne sentivo la necessità, erano i politici. Anche perché poi i politici devi mettere, qui siamo al, cosa siamo? Centrodestra, Al sinistra. tripolarismo, siamo alla frammentazione. Tutto Se devi l'arco mettere parlamentare bisogna anche il mettere. gruppo La misto, par devi mettere condicio uno degli errori giudiziari poi devi di fare, figurati. destra, uno di sinistra. Poi senti, ho scritto per troppi anni di politica, i processi di Manipolo. Berlusconi, c'ho la nausea di tutte queste cose perché sempre le stesse cose che sono ripetute per 15 anni. Oddio, non che questi casi di cronaca giudiziaria di cui parliamo adesso siano completamente diversi, però diciamo, cerco di pescare appunto da Gulotta, che era un ragazzino che si è trovato in mezzo in questa storia che ancora non si è capita bene come sia andata e sono passati 40 passanni, perché era il 76, a Ciccio Addeo, che per quanto mi riguarda, essendo io un grande mangiatore di formaggi, per me è un mito, perché è il presidente del consorzio della mozzarella campana, ma io lo dico ridendo, era anche ordinario, professore ordinario all'università in Campania, era direttore di un istituto del CNR ad Avellino, era un'autorità, mi dicono tutti, mondiale sui latticini, sul burro, su queste cose. L'hanno tirato in mezzo in questa storia che non si riesce nemmeno a raccontare, di truffe, non truffe, la Francia, l'Italia. Ma la cosa vergognosa è che qui non siamo, siamo un'ingiusta detenzione, col piccolo dettaglio che si è fatto 4 mesi a Poggio Reale, ha avuto la carriera, il caso di dire, stroncata. Adesso, dopo 20 anni, 20 anni, neanche un anno fa, io quando ho iniziato a scrivere era successo pochissimi mesi,
l'hanno assolto alla fine di questo caos di processi, l'hanno assolto, ma non solo l'hanno assolto, si è capito che non c'entrava assolutamente niente, solo che adesso siamo alla barzelletta, e chiudo, che all'età di 80 anni gli hanno detto forse lei se vuole recupera e torna a insegnare in università, perché poi si creano queste situazioni demenziali, paradossali, lo ripescano, no? Lo ripescano a 80 anni e dicono ah, però tu sei andato in pensione, no, veramente mi avete buttato fuori e dovresti recuperare quegli anni, quindi non so, tra gli 80 e i 90 se vuoi potresti anche, capite? Questo è un po'. Senti, ma, ci hai spiegato che quindi è un mix ragionato, no? Questo di queste storie, ce n'è però una, inevitabilmente ce ne sarà una che, a cui magari non ti dico che sei affezionato di più, ma che ti ha in qualche maniera interessato di più, ti ha coinvolto di più, quella da cui guarda, faccio fatica perché mi hanno lo dico hai ragione, cioè come no, dici ai figli ma ci sarà quello preferito, no? Io ho 4 figli, ovviamente poi ogni tanto ci penso, ma faccio fatica perché ad esempio per aspetti diversi, la storia di Ionela Ligresti mi ha toccato moltissimo perché mi sembra un po' il solito cliché della, no, famiglia ricca, discussa, controversa, sul padre si è detto qualunque cosa, ma poi è il mondo rovesciato, perché questa vicenda nasce tra arresti, il fratello che scappa, contestazioni, no? Stiamo parlando ovviamente della Fonsai, quindi del gruppo assicurativo di famiglia, e il falso in bilancio, l'aggiotaggio, e poi questa storia poi per competenza arriva, come si capiva dal primo minuto, a Milano, e Milano dice, sapete cosa c'è? Non si va neanche a processo perché chiedo l'archiviazione, perché non ha né capo né coda tutto quanto. Perché? Perché il perito ha sbagliato i calcoli. Ma di più ancora, che sembra impossibile, il comunicato, qui sembra di stare, scusate, io lo dico con parole terra a terra, poi esagero, pazienza, cioè il comunicato che per quelli di Torino era aggiotaggio informativo e ha portato una condanna, Milano si mette gli occhiali, il PM lo rilegge e dice per me non c'è nessun aggiotaggio, che è come dire il tema, ti ho dato meno di 0, boh, no, forse ti do 6, però quel 6 arriva non dopo che ti hanno buttato fuori, cioè dopo che alla fine è sparita, perché se la sono, come sapete, il gruppo di famiglia è andato, dopo che è morto il padre, dopo gli arresti, dopo il carcere, dopo le condanne di primo grado, e quindi è una storia a cui sono legato, però sono legato un po' a tutte, Ciccio Addio ho appena detto, perché è un signore che adesso io lo chiamo, mi spiace dirlo, a 80 anni lo senti che sta male, tra l'altro è uno che poi, mi è capitato in questo libro di incontrare persone che ovviamente mi conoscevano, come conoscono voi, no? Anche Olivieri, cioè mi sono affezionato, perché vedi dei disgraziati, ma Olivieri voi lo conoscete benissimo, prima di me, meglio di me, è uno che, cioè non che non fa male a una mosca, che ha portato un orologio per fare un favore, si è trovato arrestato per con l'arresto, il secondo arresto, imputazioni che siamo, lo semplifico anche qui, ma lo sapete meglio di me questa storia, siamo quasi al limite del 41 bis, no? Cioè carcere molto pesante, carcere... No, l'ha fatto proprio, l'ha fatto. Lì non ho ben capito se era 41 o comunque alta sicurezza. Alta sicurezza almeno. Vabbè, che è un gradinetto sotto. Ma stiamo parlando, come dire, per specialisti, la sostanza è quella che dite voi, trascinato la mattina sul marciapiede in manette, arrestato da un nugolo di agenti alle 4 di notte, che quando sono arrivati lui ha detto volete un caffè, una fetta di torta, cioè quello cercava di capire, no, dice magari ci sarà un problema fiscale, perché sai, problema fiscale. E quindi mi ha colpito, come Gulotta mi ha colpito moltissimo, è vero che è una storia, come dire, che ci tiriamo dietro dalla notte dei tempi, dal 76, però è il classico mistero italiano, dove poi io alla fine ho scritto, boh, è una storia di paese, è una storia di mafia, è una storia internazionale, è una storia di anarchici, è una storia di terroristi infiltrati. Come sempre in Italia puoi dire tutto il contrario, tutto e va sempre bene, no? E però ho visto che Veltroni ne ha scritto recentemente. Sì, ha fatto un lungo pezzo sul Corriere. Ha fatto un lungo pezzo, è uno dei classici misteri italiani su cui tu poi dopo 40, 45 anni, non so più neanche quanti, puoi dire tutto quello che vuoi e va sempre bene. E questo fa capire, quindi alla fine, cioè, potrebbe andare avanti, perché tutte le storie, o quasi tutte, e ce ne sono altre fuori dal libro ovviamente che mi hanno toccato molto, però tutte queste storie, per esempio la storia di Baraldo, che è una storia che ho scoperto nuova, inedita, cioè ma questo signore, diciamo le cose sempre come stanno, tanto lui ormai lo sa, cioè i libri non è che li ho fatti di nascosto, ho parlato, li ho chiamati, le carte, gli avvocati, ho riletto, Baraldo è un signore che faceva l'agente, diciamo, di commercio, guadagnava,
e aveva la famiglia, e poi sapete, chi gira molto conosce, aveva un amante, se la portava in giro. Un giorno però lui sapeva che questa amante, che era una ragazza rumena, aveva altri problemi, aveva anche un'altra vita parallela, aveva un protettore. E allora lui, siccome comunque questa cosa la soffriva, vedeva che lei stava male, questo qui era un personaggio con precedenti, pericoloso, stiamo parlando della periferia di Milano, vicino tra l'altro al carcere di Bollate, così ci portiamo pure avanti verso la detenzione. E a un certo punto lui cosa fa? Vede questa cosa, interviene, controinterviene, e un bel giorno va dentro una cabina del tempo e dice: scusate, ma qui c'è questo signore, è un protettore, è uno pericoloso, siete i carabinieri? Sì, io sono sposato, di più non posso dire, mi raccomando. Alla fine arrestano lui e il protettore e tutta la banda, diciamo così, che lo hanno picchiato e minacciavano lei, addirittura sembra quasi che passano per eroi. Poi, come al solito, passa un anno, passa due, passa tre, si capovolge la situazione e arriviamo al punto di... Però nel frattempo lui, anche qui, ha perso il lavoro e mi ha detto: caro Zurlo, adesso io non ho più lavoro. C'è di buono che la moglie l'ha perdonato, perché ovviamente tante, diciamo, aspetti collaterali, sapete, se ti arrestano il marito dice perché con l'amante fa questo, la moglie dice: ah beh, buono a sapersi. Senti Stefano, ma immaginate quante conseguenze hanno queste cose. No, certo. Beh, certo. Massaro o Melis li conoscete bene, sono casi che non... Vabbè, certo. Uno si arrende, perché uno dice, scusa, e ho finito veramente, uno dice: chissà quale cosa complicata ci può essere sotto, chissà come me l'hanno arrestato dopo inenarrabili indagini, magari l'errore. Sì, un'intercettazione che non si capiva niente, in un caso, Melis, però dice, è lui. Altri elementi, zero. Sequestro di persona, perché c'era pressione, tanti sequestrati in Sardegna in quel periodo. In quel periodo, certo. A prendere. E Massaro, siamo dalle parti del... saremmo dalle parti di una commedia. Alla moglie, scusa, vieni a casa, porti tu il bambino all'asilo? E no, c'ho sto muerto da portare... Ok, sta trasportando il cadavere, è lui, è l'assassino. Follia, sì, follia. Anni di galera, 20 anni. Follia. Senti Stefano, nell'introduzione del libro definisci l'ingiusta detenzione una malattia della giustizia e gli errori giudiziari una vergogna della vergogna. Però sappiamo, nel corso di questi anni, abbiamo avuto la possibilità di interloquire con tanti magistrati che non la pensano così, anzi sostengono che gli errori giudiziari siano qualcosa di fisiologico. Tu come la vedi? Questa non è una domanda, questa è una provocazione cattiva, perfida, cioè un serpente a sonagli questa domanda. Allora, senti, dai, allora te la rirovescio. Diciamo che i magistrati che si accorgono degli errori giudiziari sono meritevoli perché hanno avuto il coraggio di riaprire casi che sono stati chiusi, sigillati, scolpiti anche dalla Cassazione, ok? Però, allora, ci siamo raccontati adesso un po' ridendo, e non dovrei farlo, ma insomma, con toni un po' da grotteschi, da commedia all'italiana, ci siamo raccontati alcuni di questi casi. E qui dov'è la fisiologia? Cioè, quando arresti la vittima al posto del persecutore, quando il tuo perito sbaglia il calcolo e ti manda in galera la Ligresti, o quando sulla base della parola muert, arresti uno per un omicidio in cui non si è neanche mai trovato il corpo e in cui non c'era nessun elemento. Questo qui è fisiologico? Ma mi domando, ma è possibile che poi sbaglia il PM, sbaglia il GIP, sbaglia la Corte d'Assise, sbaglia la Corte d'Assise d'Appello, sbaglia la Cassazione. La Ligresti... Ne parliamo, tra l'altro, cioè, vabbè, mi trattengo, la Ligresti ne parliamo, perché alla fine, quando lei le dicono che sta per uscire, poi non esce, come racconto nel libro, lei non ce la fa più, inizia a piangere, è distrutta, perché lo sapete, Olivieri l'ha raccontato, quando dice stai uscendo, in quel momento, tac, ti rimettono dentro o annulla, adesso non entriamo nei dettagli tecnici, certo. È una storia a sé stante. E lei dice, io ho un bambino piccolo che tutte le sere piange a casa. Immaginate, tu sei una mamma e un bambino a casa. Allora lei va lì e dice, ok, patteggio. E il giudice dice, no, la pena è troppo bassa, la pena che avete concordato, non è congrua, non mi sta bene il patteggiamento. È stata la sua salvezza, questo è fisiologico. Sì, certo. Cioè uno che dice, la pena è troppo bassa, poi arrivi a Milano e a Milano dicono, boh, archiviamo. Non c'è neanche da andare a processo. Cioè non è che, sai... Il caso Sofri, 9 processi, ti condanno, ti assolvo, che quello è un po' curioso, eh? Ti condanno, ti assolvo, alla fine vabbè, la roulette gira male. Ma qui stiamo parlando di casi, cioè, appunto, Melis, secondo me, era
era straevidente che era innocente. Il problema è che ci vuole un coraggio pazzesco, questo sì lo riconosco, di quei magistrati, degli avvocati, vostro, di chi si occupa di queste cose, e dai, alla fine arrivano i periti di nuovo e dice: ma qua non si sente niente, ma questo è condannato sulla base di due, a pare che hanno due frasi molto, vabbè, c'è il cavallo lì, la cosa, quindi è lui perché parla con quello che forse è collegato, già era tirato neanche per i capelli, vabbè, non c'era nessun elemento, non c'era allora, cioè, è fisiologico l'errore dal punto di vista del numero, ma quando vai a vedere l'errore, sai, tu dici: io opero 1000 persone e una su 1000 non dovrebbe mai succedere, perché questo discorso è molto pericoloso, sai, un aereo su 1000 cade, ma veramente non dovrebbe mai cadere l'aereo, no? Però diciamo, magari, ma qui sono errori così incommentabili, cioè, ma anche continui, sai Stefano, noi notiamo che sia, i numeri sono talmente alti che non puoi più essere fisiologia, c'è poco da fare. Quando si tratta di ritmi così costanti, ogni anno, è quello che dovrebbe far saltare un minimo, no? L'allarme, e invece no, sembra che tutto voglia restare così. Ma aspetta, a proposito di questo, ti chiedo, il sottotitolo del tuo libro è in parte domanda, in parte una considerazione. Cioè, se me lo dici, non me lo ricordo. Perché in Italia migliaia di innocenti finiscono in galera. Arrivato alla fine di questo lavoro, il libro inchiesta, ti sarei dato una risposta. Perché quindi succede? Ma allora, non voglio dare una risposta esauriente, perché i casi sono talmente tanti, come dicevate, talmente... Sì, e poi tutti diversi, no? Ecco, è bravo. Che poi uno dice, sai, colpiscono lo sfigato, poveraccio, difeso male. Ma non è vero, perché hanno preso appunto gente che aveva 50 avvocati tra i migliori d'Italia e va in galera, anzi si accaniscono. Prendono il professore universitario, ma questo addeo voi dovete vederlo, cioè, ma siamo alle comiche, cioè, e poi ogni tanto magari lì c'erano anche giudici francesi che dicevano, perché arrivano questi giudici per rogatorie e dicono: ma qui di cosa si stanno occupando? Cioè, ogni tanto questi guardano dentro e dicono: mistero. Ma io credo che ci sia, adesso faccio un discorso un po', come dire, politicamente corretto, ma vero, ci sia veramente una minoranza dentro la magistratura, come c'è purtroppo nell'avvocatura, che o non legge le carte, o va per pregiudizio, o si fida, perché questa è un'altra spiegazione molto forte, si fida di, come si chiama, di periti. Gli investigatori e dei periti. E di investigatori che non sono all'altezza, perché il caso Gulotta adesso obiettivamente va anche datato nel tempo, cioè oggi io spero che succeda di meno, anche se, come sappiamo, di casi Piacenza ce l'abbiamo ancora, come dire, nello specchietto retrovisore. Quello che è successo a Piacenza si può dire ieri, no? E poi potremmo andare indietro con tante altre storie. Però ecco, investigatori e periti, possiamo dirlo, cialtroni, corrotti, dilettanti, però poi è grave che, ripeto, un errore, l'errore di uno, poi diventi un sistema di errori. Cioè, e qui subentra un altro elemento, perché la risposta ovviamente è multipla, è come un parcheggio multipiano la risposta. Cioè, quello che non guarda le cose, e gli altri che secondo me alla fine dicono: è così, tanto è così, tanto è colpevole. Cioè, gioca un po' lo stereotipo, un po' il pregiudizio. A me ha colpito moltissimo, un giorno ho fatto un'intervista per l'Università di Roma, per la Linca, Luciano Violante, no, che una volta era considerato il capo, no, del partito dei giudici. Oggi lo fa dei giudici, spinge via, cioè si è capovolto, no? Ma non lo dico ironicamente. Lui mi ha raccontato che quando mi ha colpito moltissimo, perché quando lui mi ha raccontato che da ragazzo, che faceva il giudice, giovane, e lui disse, avevano condannato uno a 7 anni, la prima sua sentenza, e lui agli altri disse: ma noi lo abbiamo condannato a 7 anni di cosa? E quelli lo guardarono, come dire, ma che domanda è? E lui disse: sai, io mi ponevo il problema, gli abbiamo dato 7 anni, sono tanti, questo dove andrà, in che carcere starà? Cioè, se uno avesse consapevolezza che ha davanti una persona, che ha davanti un uomo, che merita rispetto, che merita attenzione, non che deve essere punito perché tu parti dall'idea che tanto lui cercherà di fregarti, ti ha fregato, e se lo condanni comunque ne ha fatta un'altra, no? Alla fine forse il rispetto è un altro elemento, ma poi dovrebbe esserci molto, appunto, la differenziazione tra PM e giudice,
tra PM e investigatore. Certo, poi c'è il tema degli avvocati che spesso non sanno fare il loro mestiere o non hanno gli strumenti per farlo, perché io vedo che molte revisioni sono fatte da avvocati che battagliano 10 anni, 8 anni, 15 anni, e dai, e dai, e dai, e dai, e strumenti, e mezzi, e rifai la perizia, e proponi, però alla fine, sai, lì è una gara di nervi, di soldi, di resistenza, cioè non dico che arrivano postumi, cioè nella vicenda Gulotta abbiamo i risarcimenti o indennizi, chiamate come volete, adesso postumi addirittura, cioè lì siamo arrivati... Come, no? Come Mandalà, no? Per Mandalà, certo. Siamo arrivati alla fantascienza, risarcimento postumo addirittura. Quindi io credo che ci sia... una, come sempre, una serie di cause, però e questo un po' Nordio nella prefazione lo dice, ci sono degli errori che andrebbero sanzionati, come si dice, che andrebbero colpiti, ci sono a volte comportamenti così dilettanteschi, così proprio inaccettabili, è come dire un medico che non ti visita e poi tu muori. Il giorno dopo, certo. Cioè, quello dice no, ho sbagliato, sai, ho ascoltato e poi non ho capito. Però, insomma, io sono sempre della mia teoria, che scrissi in un precedente libro che era la storia di Barilà, che come sanno tutti è stato un po', non dico la madre o il padre in teoria giudiziaria, ma insomma era un'altra epoca perché è una storia di 15 anni fa, 20 anni fa. Io sono dell'idea che anche l'innocente, come il colpevole, semina indizi, però sono indizi della sua innocenza e quindi li devi anche un po' cercare e trovare. Se invece tu parti con l'idea che quello è colpevole, Barilà era colpevole, sì, si era infilato nel corteo delle auto dei trafficanti di droga, ok, sfortuna nera, tangenziale di Milano, pomeriggio di febbraio del 1992, va bene, sfortuna nera, macchina quasi uguale a quella del trafficante che poi se ne va e lui prende il suo posto, ok, sfortuna, numero di targa pure in parte simile, cavolo, dice, ma ce le ha tutte, sì, un precedente per droga, e dice, allora va bene, allora... E però, ok, tutto vero, lo arresti, lui è lì, è lui. Poi però, già il giorno dopo, qualche dubbio forse ti poteva venire, perché certo. I complici non sanno chi sia, rapporti bancari con gli altri non ci sono, intercettazioni non ci sono, non c'è niente. Se poi ti esce fuori un pentito, due pentiti, perché io quando iniziavo a occuparmi della storia di Barilà iniziavano a uscire i pentiti, non dico come funghi, ma quasi, che ti dicevano... Nelle carceri c'è un boss che racconta che un cretino è entrato in tangenziale al posto suo mentre lui usciva allo svincolo di Cormano e hanno arrestato lui al posto suo. Allora, questo nei vari processi uscivano e i vari magistrati dicevano, ma no, lì si parla di eroina, questa è cocaina. Ma perché lì si ragiona col paraocchi, no? In quel caso lì hanno ragionato con Brianza, la... Si parla di Brianza e Cormano, perché sai, da Cormano alla Brianza o da Nova Milanese che è il paese di Barà. Capite? Se uno vuole difendere l'errore... E se l'errore diventa un sistema, poi hai capito? No, certo. Senti, Stefano, cambiando discorso, è stata approvata da poco la nuova legge sulla presunzione di innocenza. Ci sono novità come il divieto di definire l'indagato, l'imputato colpevole fino a condanna definitiva, lo stop alla conferenza stampa show delle procure in occasione delle maxi inchieste, lo stop ai titoli suggestivi delle inchieste come Mafia Capitale, Pizza Connection. Mi sa tanto di... Che ne pensi di questa nuova legge? Ti convince? Si può migliorare? In che modo? Ma sai, allora, ben venga. Io poi non voglio fare... Perché poi qui si apre un sottocapitolo di ipocrisie generali, no? Vergognati. Allora, noi facciamo i giornalisti, quindi se arrivano le carte... che Maimone o Lattanzio, Zurro sono colpevoli, io scrivo anche su di me, Zurro colpevole, alla grande, attacco, eccetera. Quindi non voglio fare l'ipocrita di quello che dicono vergognatevi, eccetera. Però dopo 20 anni che scriviamo e poi vedi che non ogni volta, per carità, adesso non generalizziamo, però che spesso poi vedi che quello è diventato innocente, che gli ha rovinato la vita, che c'è gente che dopo 10 anni mi ha detto guarda che lei ha scritto questo pezzo su di me, io sa con quante notti non ho dormito, mia moglie, i figli, e poi alla fine non c'era niente, allora un po' di cautela sarebbe d'obbligo. Dopodiché questa bella norma che arriva dall'Europa, sono bellissimi i proclami, bellissimi i propositi. Funzionerà? Avrà un impatto? Vi vedo, come dire, leggermente dubbiosi come il sottoscritto. Diciamo che ho un dubbio impalpabile che dentro di me è grande così. Però speriamo di sbagliarci, speriamo che ci sia un minimo anche di, come dire,
di cambiamento culturale, uso questo parolone, perché poi alla fine le cose, appunto, se tu cominci a pensare che quel disgraziato potrebbe essere, non dico tuo fratello, tua sorella, o tua mamma, o tuo papà, o i tuoi figli, però prima di ammazzarlo, perché poi alla fine, no? Poi per carità, tra di noi c'è la retorica, noi dobbiamo scrivere tutto, le procure devono fare il loro lavoro, non devono guardare in faccia a nessuno, io non guardo in faccia a nessuno, nessuno guarda in faccia a nessuno, tranne che non si guarda in faccia il fatto che quello lì non c'entra niente poi alla fine, no? Allora bisogna imparare a capire le cose. Io per esempio ci sono dei casi dove dopo un minuto io dico sono sicuro che è innocente. Io ricordo le vicende della pedofilia, altra storia che avrei potuto mettere nella bassa modenese, io ne ho scritto per anni e anni, poi è diventata una storia quasi alla moda, no? Poi è arrivato Veleno, i podcast, Repubblica, i film, le docufiction. Io quando andai lì, anche lì, cioè quattro bambini che secondo la procura di Modena uscivano di nascosto, bambini, non so, 5 anni, 6 anni, 8 anni, cioè loro andavano al catechismo, andavano a scuola, andavano all'asilo, nella bassa modenese, un paesino della bassa modenese, poi improvvisamente alle 10 di sera col padre e la madre che dormivano di nascosto uscivano e andarono a fare al cimitero di Massa Finalese. Cosa facevano? Chiedo al PM che mi dice, beh, chiaro, messe nere, orge, accoppiamenti di neonati, stiamo dragando il fiume per trovare i cadaveri. Io ho detto, guardate che questa storia è durata 15 anni e questa storia in qualche modo ha figliato Bibbiano, perché era sempre lo stesso gruppo. Cioè una storia che dagli anni 90 arriva al 2021 e adesso ci sono, le avete lette sui giornali, forse le avete anche scritto, le avete raccontate, ci sono alcuni di questi ragazzi che oggi hanno 40 anni, 50 anni, che dicono ci siamo inventati tutto, no? Ma c'è gente che si è suicidata, c'è Don Giorgio Govoni che io andai a trovare nell'anticamera del suo avvocato, che due giorni dopo morì di infarto, che dicevano che lui era il prete che ti faceva ma poi faceva delle robe senza capo né coda. Cioè, adesso un gruppo di bambini che va di notte con un freddo polare nella bassa modenese d'inverno, messe nere, e poi io avevo letto sti verbali, alla fine ridevo, ma io ridevo perché era talmente inverosimile, cioè i cadaveri, i bambini che saltavano, gli accoppiamenti. Stefano, due cose. Uno, volevo richiamare chi ci sta seguendo in questo momento al fatto, vedete come si infervora, significa quando parla, cioè quando diciamo che ha un occhio particolare per questo tema, una sensibilità per questo tema, perché si incavola legittimamente, come capita a me, Benedetto, certe volte proprio... È talmente evidente la gravità di tutto questo tema che non ci può non infervorare. Però da giornalista allora ti chiedo questo, proprio perché sei un collega esperto e soprattutto perché ora ti tocca rappresentare la categoria, noi siamo dall'altra parte della barricata in questo momento, ma della nuova legge sulla presunzione di innocenza si è detto che potrebbe rappresentare nei confronti dei giornalisti un po' una legge bavaglio, perché non ci sarebbe più il diritto, verrebbe violato il diritto di cronaca, perché non si potrà più lavorare da cronista giudiziario. Che ne pensi su questo? Allora, perché poi il nostro sistema è fatto male, il discorso è molto complesso, perché è vero che potrebbe essere allora parla che secondo me non succederà proprio niente, perché questa storia che adesso parleranno, non ci saranno i titoli, gli spot, secondo me non succederà niente. Il problema però è complicato, cioè perché mettiamo insieme due cose. Allora, anzitutto nella Costituzione, che nessuno legge, dal 1999, non dal 48, ma dal 99 c'è scritto che tu vieni informato riservatamente delle accuse che ti vengono formulate. Allora, questo riservatamente o l'hanno messo per prenderci tutti in giro? Perché io sento dire il bavaglio, va bene, però mi hanno anche detto che la Costituzione bisogna rispettarla. Cioè, allora, se il bavaglio vale per tutti, dovrebbe valere. Cioè, soprattutto se si mette una regoletta, riservatamente viene, ma sapete che è un pezzo della Costituzione che nessuno si ricorda? E però Sabino Cassese questa cosa la dice continuamente in tutti i forum a cui partecipa, ma nessuno l'ascolta. Poi c'è un elemento che secondo me è grave, si collega al bavaglio, e qui si entra nel ginepraio della giustizia italiana e si collega alla politica. Io adesso seguo molto di più ormai la politica e vedo che poi i problemi non si districano mai, no? Io infatti continuo a scrivere che bisogna modificare la seconda parte della Costituzione, bisogna riformare la forma dello Stato, la forma del governo e la giustizia, ma naturalmente andremo in pensione e temo anche oltre la pensione, quello che viene dopo la pensione, che non voglio dire, e saremo sempre allo stesso punto. Ma voglio dire, quando un processo poi dura 10 anni, certo che se tu metti il bavaglio, ma fra 6 mesi hai finito l'indagine, vabbè, è un bavaglio di 6 mesi, ma se tu senti la storia di David Rossi, che per me si è suicidato,
Ma scopri dopo 7-8 anni che il PM si è messo a rispondere al telefono, scusate, come nemmeno in un film di Verdone, e quello era morto da 10 minuti, e poi il PM che indaga su Renzi, capite come tutto si intreccia e si complica, no? Allora tu dici, meglio sapere questo che non saperlo. Sì, forse sarebbe stato meglio fare un'indagine fatta bene, e se c'è un errore il colpire chi ha sbagliato, qui entriamo in un altro tema che riguarda il disciplinare, che è un altro capitolo infinito. Dopodiché io il bavaglio tendenzialmente non lo voglio, ma mi domando, ha senso distruggere, come dire, adesso parliamo di Renzi, perché è andato in Arabia Saudita e non si sapeva il compenso e viene fuori dagli atti di un'inchiesta, o è meglio attaccarlo politicamente se non siamo d'accordo con lui? E poi, ha senso che tutto sto polverone finisca che al bar medio di Milano, di Varese, di Firenze o di Napoli, Renzi, hai visto? Poi questo hai visto cosa vuol dire? Diventa qualunquismo, diventa barbare, diventa inciviltà, diventa che tutto fa schifo, e poi alla fine se Renzi viene assolto, condannato, non interessa più a nessuno. Con queste cose secondo me lo assolveranno. Ma posso parlare di Renzi, come posso parlare di parlamentari del PD, di destra, di sinistra? Come no? Allora, il bavaglio, io mi ricordo il giorno che iniziò il processo a Berlusconi, il primo grande processo, una illustre collega, che però non posso citare perché era un colloquio tra me e lei, della BBC, che mi disse: che bello vostro paese dove posso raccontare il primo giorno del processo orgasmi di Presidente del Consiglio. Io ho detto, sì, era grande. E io ho detto, perché, scusa, in Inghilterra? No, in Inghilterra mi arresterebbero subito. Ho detto, ah, ottimo, meno male che voi siete il paese della libertà di stampa. Allora, ci dovremmo mettere d'accordo. Se però poi il processo a Berlusconi dura 25 anni, io capisco che se poi ti mettono un bavaglio e il bavaglio dura 20 anni, però ripeto, una persona viene informata riservatamente delle accuse, allora modifichiamo la Costituzione. Cioè, perché anche questa cosa, poi qui un discorso non finirebbero mai, della presunzione di innocenza, che dicono, ok, questo qui è un assassino, una testa di cavolo, uno stalker, però è presunto innocente. E ho capito, ma cosa vuol dire? Cioè, ma che cosa vuol dire? Se è presunto innocente lo devi trattare anche nel metodo da presunto innocente. Senti Stefano, chiudiamo questa nostra chiacchierata, piacevole chiacchierata, con una domanda che ci arriva da un nostro follower, da un amico che è Bruno Lago, anche lui vittima di ingiusta detenzione, e scrive e ti chiede: sicuramente utile denunciare queste situazioni, ma occorre anche chiamare con nome e cognome i singoli magistrati responsabili. Che ne è della proposta dell'onorevole Costa di Azione di segnalare al CSM queste situazioni a fini disciplinari? Diciamo, sì, che Bruno Lago è uno dei pochissimi che ha fatto causa, di grazie alla ex legge Vassalli, cioè ha citato la presidenza del Consiglio per essere rivalese. Ha dovuto rinunciare perché per manifesta inferiorità economica, di pazienza, di tempo, eccetera, eccetera. Ma rispondi, ci interessa. Ma guarda, cioè, purtroppo questo tema, allora, il tema delle segnalazioni credo che stia entrando, no, nel pacchetto delle riforme, però il problema è più complicato anche qua, perché da una parte, cioè, si può anche introdurre questo automatismo, e forse, ripeto, magari adesso non mi ricordo se l'hanno già introdotto con la Cartabia adesso o ancora no, o si sta discutendo se introdurlo, però il problema è che anzitutto, secondo me, la disciplinare non funziona, perché la disciplinare, entriamo in un altro problema italiano, non possono essere magistrati che giudicano i magistrati. Io la porterei fuori. C'è chi dice portarla fuori in secondo grado, ci sono proposte diverse. Anche qui, è 25 anni che ci sono proposte su questo tema, non si è mosso nulla. E io ho visto, devo dire, anche qui, proscioglimenti, o soluzioni, chiamiamole come vogliamo, ma sono sentenze comunque sul lato disciplinare che sfiorano la sfrontatezza, perché sono cose. Ma anche perché le sanzioni sono minime: la censura, appunto, l'ammonimento, se tu dai una censura, la perdita dell'anzianità. Ma se tu dai un ammonimento, ma quello si prende l'ammonimento. E guardate che io di casi ne ho visti, ma ne ho raccontati anche. Beh, c'hai fatto un libro sopra, c'hai fatto un libro, sei venuto a parlare qui, quindi. Appunto, avevamo parlato da quello che si ricettava il Rolex, a quello corrotto, a quello che purtroppo ha violentato le nipotine, e anche qui c'è una casistica molto, molto grande. Quindi c'è questo tema, è un tema secondo me irrisolto, cioè e poi c'è un tema anche che ha a che fare con, ancora una volta, col pregiudizio e l'esasperante lentezza, perché anche
senza neanche andare a questo tema. Ma scusate, ma se Gulotta o Melis o chi per loro, Gulotta lasciamo perdere, facciamo Melis, è stato adesso, diciamo così, riabilitato, ma perché per avere i soldi poi deve, ha senso aspettare? Quanti anni deve aspettare anche su questo? Cioè, me lo ricordo anche qui, Barilla, andiamo poi a causa, chiamiamola civile, tra virgolette, che non è veramente civile, insomma, è un po' di frontiera lì, diciamo, per vedere quanti soldi gli devono dare dopo sto bel regalo di 7 anni e mezzo di galera, che poi l'hanno messo fuori perché l'hanno arrestato i carabinieri che l'hanno arrestato lui, e poi dice, però il signor Barilla, insomma, lavorava un po' in nero. No? Vogliamo parlare di Melis? Ma Melis va bene, aveva l'azienda in Sardegna, dove sono le ricevute di 25 anni fa? Dove sono? Ma uno, cioè uno l'arresta e dice, scusate, mettete via tutta la contabilità, perché tra 25 anni devo... Guardate, c'è questo il livello, E poi sì, io ho avuto un altro caso che non ho raccontato, cioè questo ha preso un indennizzo, poca cosa, perché era stato in galera 20 giorni, 15 giorni, subito è arrivata l'Agenzia delle Entrate che aveva contenzioso, gli era aspirato senza neanche farglielo. Capite che poi la realtà è abbastanza complessa, perché poi c'è questo tema della responsabilità dei magistrati, che però sarà oggetto, spero, di referendum, anche se aspettiamo adesso il vaglio della Corte Costituzionale, che secondo me è come la morte nera del 1300, taglierà questi referendum, li dimezzerà, io credo. Ah. Io ho questa idea che su 6, quanti sono? Non sarei così ottimista, su 6 non ci credo proprio. Per esempio sulla Severino dirà che quella è una roba arrivata dall'Europa, via, tanto per cominciare, secondo me. Poi magari poi ne riparliamo, insomma. Poi ne riparleremo, dai. Secondo me, insomma, questo tema è un tema appunto complesso, ma dove gioca ancora una volta in parte l'impreparazione, in parte lo spirito di casta e in parte la politica, che non è stata capace di fare regole poche, chiare, essenziali, per riparare ai torti e agli errori. Perché poi la responsabilità spesso non è dei giudici, ma dei politici che non fanno leggi chiare per risolvere gli errori. Perché poi alla fine fai una legge e si risolve il problema, perché poi non è che questi vivano sulla luna, no? Invece alla fine, come dire, tu fai così, l'altro non ti risponde, poi fai la norma, poi fai queste cose qua, questa cosa qui della presunzione di innocenza, insomma. Non dico che mi sembra un po' una grida manzoniana, però magari sarà un passettino in avanti, e poi se tu appunto, l'altro grande nodo che ho già detto e chiudo, se poi tu però per arrivare alla soluzione di Ciccio Addeo ci metti 20 anni, tu puoi fare tutti i discorsi che vuoi. Avremo sicuramente modo di riparlarne. Allora, il libro nero delle ingiuste detenzioni, Baldini più Castoldi, grazie. Grazie a Stefano Zurlo. Grazie a buone feste, Stefano. Grazie. Auguri, buone grazie feste. A tutti. Grazie. A presto. Grazie per averci seguito tutti quanti. Alla prossima.